guai tornò, scorna se presta, pianni tocco finimea, c'è dopo ogni cropo. Guai tornò, pure andrezzi, panta, sto mai, e la grandezza del tuo spirito, andete chi trovo, boscandone. Ogni mattina ti alzerai presto, prenderai il cesto grande e lo riempirai di letame. Ogni mattina, anche se piove, sempre, a maggio dovremo piantare i pomodori, se non c'è letame come faremo? Pippi aveva una paura tremenda del padre, a cui anche la mamma obbediva sempre, senza aprire bocca. Perciò era stato zitto, pur sapendo che il cesto era grande e pesante e che era quasi impossibile riempirlo prima di andare a scuola. Nata tornò per la terza volta accanto al letto, ma con una bella ciotola di latte caldo. Ah, scapiti, vedai, na, via di un carattere nuovo. Fego e il sarebbe e canti, Patrì, ma via. Sì, me ne nasci, mangerò. Cani sì, graziano. Alzati, Pippi, figlio mio. Ecco, bevi un po' di latte caldo. Quest'anno la capretta non ne fanno. Va bene. Oggi il tempo è brutto, fa freddo e vento. Pippi afferrò nelle mani della mamma la ciotola e bevve in fretta. Poi saltò giù dal letto, vestendosi in un attimo. Le vecchie scarpe rotte e strette facevano male ai geloni, ma si sforzò di non pensarci. Andò in cucina e riscaldò le mani al fuoco. Ci sarebbe rimasto volentieri un po' a mettere qualche rametto di olivo sulla fiamma. Era un gioco che gli piaceva, ma adesso non c'era tempo da perdere. Uscì nel cortiletto, riempì il catino di acqua dal secchio della cisterna, si lavò la faccia e poi uscì fuori al vento gelido. Rocco Aprile.